Maestro Annaloro, venga qui vicino a me. Gioia Re, dammi una mano. Ma no, ma no, mi ha alzato solo. Ma che stiamo scherzando? Voce, 20 anni che non canto. Sentite, signori, non voglio dire quanti anni ha, perché sennò dopo lui mi mina. Ne ho 66. Ecco, appunto, l'ha detto lui. Allora io. Battiamo le mani. Come, allora io che ne ho 80. Vorrei invece ricordare un episodio simpaticissimo accadutomi proprio un paio di anni fa a Piazza Navona. C'era un concerto di contestazione con tutti i cantanti del Teatro dell'Opera e Piazza Navona era gremita di 12.000 persone. Io presentavo nell'occasione lo spettacolo e tutti questi grandi cantanti alla ribalta. In quell'occasione avemmo la possibilità di avere ospite, compartecipe con noi, Giuseppe Di Stefano, che sventolando un fazzolettino fece delle romanze stupende e anche alcune canzoni napoletane, quindi vorrei dire che anche Di Stefano non era un novellino, non cantava da anni, poi sono tutti siciliani. Ma al di là di questo, il fatto stesso che lei sia emozionato significa che ancora è rimasto un artista. No, certo. È che non c'è più la voce. No, è la sua natura. Non è vero, non è vero. È la sua natura, Antonio. Poi il tenore Antonio Annaloro, che ha cantato opere proprio veramente molto molto forti, questa sera, proprio per data l'età e dato il fatto che lui si sente così senza voce, ci canta Nessun Dorma. Dalla Turandò di Giacomo Puccini, signori, un applauso. Lei mi ha detto anche di dire che se qualche cosina non dovesse andare, insomma. Ma io 20 anni che non canto. Meglio, così la voce è più riposata. Sì. Nessun dorma, nessun dorma. Tu pure, principessa, nella tua fredda stanza guardi le stelle che tremano d'amore e di speranza. Ma il mio mistero è chiuso in me. Thank you.
maestro. Bravo, bravo, bravo.